Va bene, buongiorno. Grazie della presenza, siamo al revival della volta scorsa. Grazie di essere venuti, chi conosco e chi non conosco. E l'altra volta facemmo una conferenza sulla filosofia orientale, questa volta ne facciamo una su che cos'è il sapere esoterico. Ma se qualcuno ha visto l'intestazione del volantino, la conferenza tecnicamente si chiama sapere esoterico e sapere esoterico, sapere esoterico e sapere esoterico, che sono una cosa il contrario dell'altra. Cioè, il sapere esoterico o esoterico dice sia quel sapere che, a cui più o meno possono arrivare tutti, rivolto a tutti. Nell'antichità, per esempio, abbiamo gli scritti di Aristotele, ci sono giunti, ci sono appunti dei suoi studenti, come se a noi arrivassero, come se alle future generazioni arrivassero gli appunti di uno studente universitario nostro, chissà cosa arriverebbe, no? alle generazioni future. E che erano gli scritti, diciamo, c'erano gli scritti esoterici, cioè rivolti divulgativi a tutti quanti, e poi c'erano gli scritti esoterici, che erano quelli per gli addetti ai lavori, diciamo, per coloro che se ne intendevano di filosofia, per coloro che se ne intendevano. Poi, vabbè, nel tempo la parola esoterico ha acquisito altri significati. Non mi sto a fare la rassegna dei significati che ha la parola esoterico nelle varie forme, se non ci sta fino a domani l'altro. La cosa importante che cercherò di fare è, in generale, cercare di farvi capire come gli viene in mente all'essere umano di parlare o di concepire un sapere esoterico, da cosa nasce la differenza tra un sapere, tra virgolette, a cui tutti possono accedere semplicemente con lo studio, con la lettura, con un po' di impegno, un po' di divulgazione, e un sapere cosiddetto esoterico, che alcuni identificano col mistico, alcuni identificano con la magia. Ripeto, può voler dire tante cose. L'importante in questo nostro discorso è che c'è un sapere più esteriore, diciamo, e un sapere più interiore, interiore nel senso interno, nascosto, a cui non è facile arrivare di primo acchito. È riservato a pochi addetti ai lavori, eccetera, eccetera. Da dove nasce questa idea qui? Perché non è semplicemente un atto di fede o qualche cosa del tipo, secondo me c'è un sapere esoterico, c'è qualche cosa di più, anche perché se così fosse sarebbe tutto relegato nella sfera del soggettivo, per cui semplicemente secondo me c'è, secondo te non c'è, secondo lui c'è, secondo me. Invece vorrei farvi vedere che è una cosa onnipresente, che ha una sensatezza e che deriva da un fondamento anche filosofico, niente male, insomma. Anche perché, per l'appunto, si potrebbe pensare che si trattasse di qualche cosa di soggettivo, di mistico, di riservato all'esperienza personale, per cui il sapere esoterico è quel livello di sapere interiorizzato che io intuisco nella mia sensibilità, e il sapere esoterico è quello razionale. Ma non è mica detto che sia così, per cui se c'è qualcuno di voi che ha un forte apparato raziocinante, spero che capisca che l'esoterismo non è in contrasto con la ragione, e se c'è qualcuno di molto esoterico capisca che la ragione non è necessariamente in contrasto con il sapere esoterico. Ora, questo è l'obiettivo, cioè che voi non vi perdiate, perché faccio un giro lungo, ve lo dico, se no poi dice di cosa parli. Faccio il giro lungo. Allora, c'è sempre stato, in tutte le filosofie, in tutte le religioni in particolar modo, anzi vedremo dopo che le religioni nascono da questo, c'è sempre stato in tutte le filosofie una particolare attenzione per un cruccio, i greci avrebbero chiamato aporumenon, cioè quella cosa che non si risolve, che fa aporia, che lascia in stato di sospensione, di indecidibilità, ovvero sia c'è una realtà che sfugge. Ci sono le realtà comprensibili, per capire le quali basta fare un ragionamento, conoscere delle cose, avere delle basi, e poi c'è una realtà che sfugge. L'esempio più,
uno degli esempi più classici per l'Occidente, che siamo noi, ve l'ho messo qui, che è il 508-509 nel sesto libro della Repubblica di Platone, dove viene detto che c'è un qualche cosa, che è l'idea del bene, Platone la chiama così, che c'è qualche cosa al di là dell'essere per dignità e potenza. Dice, che vuol dire? Non è semplice, però l'idea è che viene presentato per la prima volta addirittura dal filosofo greco che dice abbia inventato la razionalità occidentale, qualche cosa che travalica la razionalità occidentale stessa, perché l'essere, per i greci, per Platone, era la strutturazione razionale della realtà. Perché, dice, cosa vuol dire? Vuol dire che se un albero è comprensibile a noi è perché ha una struttura, è uguale a tanti altri alberi. Se, usiamo termini cinquecenteschi, se la roba casca per terra è perché c'è una forza che la tira, se il remo si tronca nell'acqua non è vero che si tronca, ma è un'illusione ottica, che ci sono delle leggi, eccetera, eccetera. Per cui il mondo è comprensibile, è studiabile dalla mente umana, in quanto ci sono delle leggi che lo regolano, che ne strutturano l'essere, o se vogliamo l'essere. Platone, che ha fondato questo concetto qui, è già uno di quelli che dice che invece c'è, però c'è qualcosa di più di questo essere strutturato, comprensibile, comprensibile nel senso che dona la comprensibilità alle cose. Questa tavola è comprensibile, per Platone parlando, questa tavola è comprensibile perché è, essendo un tavolo, cioè dentro il concetto di tavolo, l'idea di tavolo, è strutturato secondo la forma di un tavolo, è fatto secondo un certo materiale, è stato causato da qualcuno, cioè ha una sua razionalità, ha un motivo di essere. Tutte le cose del mondo sono fatte così. Qui dice che c'è qualcosa al di là di tutto questo. Potremmo chiamarlo, per introdurlo, il paradosso della realtà che sfugge. Per esempio l'eliatismo l'aveva tirato fuori dopo Parmenide, i famosi paradossi di Zenone, secondo i quali se io devo tirare una freccia fino laggiù, prima che si conficchi nel muro deve percorrere la metà, prima di arrivare alla metà del tragitto da qui al muro deve arrivare alla metà, prima di arrivare alla metà di questo deve arrivare alla metà, alla metà. Il risultato sarebbe che questa freccia benedetta non arriva mai. Ora, siccome tutti constatiamo che le frecce arrivano, c'è qualcosa che non va, è quello che chiamavo prima apolumenon, cioè una cosa insolubile, cioè non si risolve apparentemente. Io tiro una freccia, quella arriva, ma non dovrebbe arrivare, secondo il ragionamento. Quindi c'è già un conflitto, vedete, tra quello che dice il ragionamento e quello che dice l'esperienza. Lì si apre una frattura grossa, cioè si vede che c'è un paradosso della realtà che sfugge. Ora, in questo caso non si sa bene di che cosa si parli, no? Qual è la realtà che sfugge? Sbaglia il ragionamento? Sbaglia l'esperienza? Cioè in realtà la freccia non si muove e io mi sbaglio a vedere che si muove? Oppure è il ragionamento che è sbagliato e la freccia, siccome ci arriva, vuol dire che ho sbagliato il ragionamento? Non si sa, tutta la filosofia non si mette a ragionare, ma il concetto è questo, c'è sempre una qualche realtà che sfugge. Nel caso, per esempio, di Zenone è la comprensibilità dello spazio e dei sensi, cioè il ragionamento prova a capire come fa a succedere che una freccia vada qui all'aggiù, cioè come fanno a divenire le cose del mondo, e non si trova una risposta, sostanzialmente. E, prima ancora, appunto Parmenide, se vi ricordate tutti un po' da qualche studio, l'essere è e non essere non è, no? Dice, che vuol dire? Vuol dire che l'essere è e il nulla non è qualche cosa, sembra banale, no? Sì, sembra banale, però non lo è, perché l'essere è qualche cosa di tutto pieno, questo tavolino è essere, il computer è essere, io sono essere, la giornata di ieri è essere, il nulla non dovrebbe essere neanche pensabile, non si dovrebbe neanche poter dire il nulla, perché nel momento stesso in cui io dico c'è il nulla di là dall'essere, è già un essere. Nel momento stesso in cui io dico ah, il nulla non c'è, e però ho già pensato il nulla, e il nulla è già diventato essere. E quindi come facciamo? Abbiamo un concetto di nulla che è a posto. Il nulla. Questo è il nulla. Ma ci va qualcuno a vedere il pupolino della luce? Babbo. Già. Quello lì accanto. Ma chi la non è che no, è magari qualcuno. No. E perché? Non lo so.
È il nulla che si è fatto. È il nulla, dai. Allora, non lo dico più. Io parlo solo dell'essere. Non lo dico più perché porta male. Allora, l'essere è visibile, quell'altra cosa no. Però nel momento. No. Cioè, è proprio il concetto. Non ci posso credere. Facciamo così. Lo riaccendo un'altra volta e poi basta. Non ci sta. Vuol dire che abbiamo sbagliato sala. Oh, non si fa il bambino, ragazzi, mi vado addormentare. Allora, dicevo, abbiamo quindi in questo caso un'altra realtà che sfugge, che è quella cosa, la quale sfugge anche al pensiero, a quanto pare, no? Cioè, siccome il mio pensiero in qualche modo è essere, infatti, la mente Pitre di Parmenide diceva cioè il pensiero è l'essere, l'essere è il pensiero, perché? Perché se penso a una qualunque cosa, almeno è, e se penso a nulla, almeno è, in qualche modo. Quindi non si può, in qualche modo, afferrare il nulla, c'è una realtà che sfugge, e nel caso del Parmenide, per esempio, sarebbe il nulla. Poi abbiamo, per esempio, nel caso di Platone, il quale aveva risolto il paradosso così. Il nulla, cioè il non essere, non è qualche cosa che si oppone all'essere, perché, ripeto, se ci fossero qui l'essere e qui il nulla sarebbe un'altra cosa, cioè un essere. Allora Platone dice, esiste, la sintetizzo in un modo orribile, esiste solo il non essere relativo, cioè non esiste il nulla assoluto, il non essere niente, ma esiste il non essere qualcosa, per cui esiste il non essere relativo, per cui io non sono questo tavolo non è lo stesso di un attimo fa. Ne viene dunque che il non essere, così non, grazie a Dio non è più la realtà che sfugge, l'abbiamo agguantato. Cos'è il non essere? È la differenza che c'è tra le cose, cioè questa sedia non è quella, questa sedia non è questo banchino, questa mia mano non è l'altra mano. Beh, abbiamo risolto. Invece no, perché poi viene che abbiamo una strutturazione, come vi dicevo, razionale della realtà, per cui abbiamo una comprensione di che cos'è un albero, perché abbiamo il concetto di albero, la forma di albero in mente, abbiamo la capacità di decodificarlo, abbiamo la capacità di riconoscere un'identità fra tutti i triangoli e sapere che in tutti i triangoli e rettangoli varrà il teorema di Pitagora, anche prima di aver fatto i conti per ogni è, quindi abbiamo queste forme, queste idee. Ma tutti i triangoli, rettangoli hanno, per loro vale il teorema di Pitagora, ma troveremo mai qui un triangolo rettangolo? No, perché sarà sempre imperfetto, ci troveremo delle cose triangolari, ma non il triangolo, quello geometrico, quello dice ma io lo disegno con un programmino per computer. Non vuol dire fatto di pixel, non è veramente continuo e poi i lati non sono davvero a una dimensione, si ha i segmenti che in realtà hanno un po' di spessore. Cioè, per forza di cose, non troveremo mai quella razionalità pura di cui sono fatti i triangoli o i concetti matematici. Qui non le troveremo mai. E allora cos'è che sfugge? Anche in questo caso, per esempio, sfuggono i sensi. Cioè, in questo senso, secondo Platone, se io mi metto a intingere la mano profondamente nella realtà, mi resta in mano l'essenza, cioè il triangolo in sé. Prendo una cosa triangolare, questo lì che è quasi triangolare, e dico, oh, è un triangolo, più o meno, no? Però vedete questo più o meno, allo stesso tempo mi è sfuggito ai sensi, è sfuggita l'idea del triangolo, e allo stesso tempo all'idea del triangolo è sfuggita la perfetta applicabilità a questa geggina qui. Quindi anche qui c'è una realtà che sfugge, io metto la mano dentro la realtà, mi rimane in mano l'essenza, ma le imperfezioni, la casistica, tutto ciò che è materiale o sensibile diviene, non è pienamente afferrabile, posso cogliere una regola generale, ma poi la molteplicità delle cose se ne va sparpagliata per conto suo. Poi vado avanti addirittura così, ma per darvi un'idea devo collegare la batteria. Abbiamo invece poi successori, andando avanti, abbiamo per esempio Aristotele.
Anzi, perché mi dici filosofi greci? Greci, così per darvi un'idea che c'è un po' dappertutto questa cosa. E nella fattispecie, per esempio, Aristotele come considera la realtà? Ve la faccio molto semplice: perché le cose del mondo riescono a divenire? Perché non rimango qui immobile così? Perché io sono Martino seduto e sono un soggetto, Martino, che ha un predicato, cioè sono seduto in questo momento. Se mi alzo, divento Martino non seduto, cioè succede un non essere, come dicevo prima, un non essere relativo, cioè viene una negazione di un certo mio stato, che però immediatamente si trasforma in un altro stato, cioè non succederà mai che io sono né seduto né non seduto. Dice poi sta così, che a metà strada. È vero, però vuol dire che io sono a metà strada e non sono contemporaneamente seduto e non seduto, sono in un certo stato determinato che è a metà strada. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni stato del mondo ce n'è un altro che non ci deve essere per farci stare quello. E questo lì è il principio di non contraddizione, che è meglio chiamarlo come in greco, cioè il principio di contraddizione, perché vuol dire che gli stati del mondo si contraddicono fra loro, cioè se io sono qui, non sono lì. E il fatto che io non sia lì è l'unica vera condizione per far sì che io sia qui. Perché se voglio essere qui e lì, simul, non posso. È impossibile. Quindi vedete anche qui il paradosso della realtà che sfugge, che in questo caso però acquisisce una costruzione positiva, cioè grazie a Dio sfugge ogni tanto qualche realtà, perché se no ci sarebbe niente. Per esempio, sono qui che sfugge, non si manifesta, non si può mostrare che io stia in piedi nello stesso istante in cui sono seduto. Quindi queste sono due realtà di cui una, per esserci, deve scalzarne via un'altra, per cui viene su un certo SP, sprofonda un certo S non P, poi viene fuori un certo SP che è un SQ e se ne va l'S zona. C'è uno stato, per esempio, c'è uno stato 1 che scompare per far venire uno stato 2, poi se ci deve venire lo stato 1 e sparire lo stato 2. E c'è questa alternanza, diceva Giovanni, come pedale della bicicletta. E per cui è necessario, affinché ci sia la realtà, che ci sia qualche realtà che sfugge, che non si manifesta. Piccolino passo indietro ancora, il panello era il nulla, quella cosa che non si può fare afferrare dal pensiero, perché sennò sfugge. Per Platone erano i sensi, le cose che io vedo con i sensi, l'intelletto riesce a prendere qualcosa di fermo, ma i sensi ingannano, fanno sfuggire la realtà, si dissipano. Okay. Aristotele invece è, io sono in piedi e si nasconde il mio essere seduto, poi sono seduto e si nasconde il mio essere in piedi. D'accordo. E c'è sempre un qualche cosa che sfugge, che non è facilmente afferrabile o spiegabile dal pensiero. Vediamo un altro caso un pochino più lontano. Kant, odiato da tutti perché non è semplice, ma l'idea è questa. Kant cosa dice allo stringere sempre sul discorso della realtà che sfugge? C'è la realtà, una seggiola. Io penso quella seggiola, la quale nel momento in cui viene pensata da me, non viene pensata da me come quella seggiola non pensata da me, cioè il mio pensiero toccando quella seggiola gli dà delle caratteristiche, lo struttura in un modo che sia a me comprensibile, un pipistrello non la vedrebbe nello stesso modo, gli do delle tonalità di colore che riesco a vedere adatte per il mio struttura. Quindi sostanzialmente la realtà, quando il pensiero la coglie, sfugge, ancora una volta, cioè sfugge per come cosa in sé, tanto chiama nome, no? Il famoso nome, no? Che è inconoscibile, cioè io non conoscerò mai la realtà come in sé, indipendente dal pensiero, perché se la pensassi sarebbe una cosa indipendente dal pensiero, pensata dal pensiero, quindi per definizione non ci possa arrivare. C'è una realtà che sfugge, che è in questo caso il nome, cioè la cosa in sé, e quindi il mio pensiero per forza di cose è come un cerchio fisso da cui io non posso uscire, che costituisce quindi la forza di creare la realtà, di strutturarla man mano che la penso, e allo stesso tempo un limite, perché non conoscerò mai quello che c'è al di là, perché come mi sposto io si sposta il cerchio del mio pensare e strutturare la realtà in base ad esso.
Ci sono altri esempi, poi se c'è qualcuno che se ne intende, dov'è, tipo lui, allora lo dico così. Poi abbiamo questo paradosso della realtà che sfugge, per esempio dopo Hegel ha detto, vi ripeto, vi faccio una rassegna, non per fare la lezioncina, per far vedere l'onnipresenza del concetto. Hegel diceva che è lo spirito che si muove, per cui la storia del mondo viene generata dal fatto che proprio perché ogni volta si instaura una visione del mondo con una certa situazione storica, allora però in qualche modo si autodelimita, lo spirito non è soddisfatto di questa autodelimitazione, si estrinseca da se stesso, si dà una nuova figurazione, non appena la conchiude sostanzialmente non è contento perché non è all'infinito, allora poi si autoestrinseca, il movimento della storia, vedete. Schopenhauer, il famoso, diceva che la realtà che sfugge è la volontà, il ville. Perché io rappresento, come diceva Kant, man mano che penso una cosa la strutturo, la vedo, me la rappresento, me la figuro, e poi c'è la volontà. E perché Schopenhauer chiama la volontà quella realtà che sfugge? Perché lui dice, la chiamata volontà proprio perché sfugge, cioè siccome è una cosa che non è mai contenta, cioè sfugge, se ne va, come provi a dargli un limite, quello va in là, come provi a dargli un limite, quello va in là. E quindi lo chiama la volontà, cioè come se fosse un qualche cosa che non è mai appagato di se stesso e deve sempre trascendersi, andare un pelino più in là, poi inizia da qui, vabbè. Quindi, poi abbiamo addirittura Heidegger che dice che l'essere è il nulla, che vuol dire proprio che l'essenza proprio sfugge talmente tanto che a non essere è una cosa. Quindi come vedete, lasciando stare un attimino ora questa scroscio di esempi, c'è sempre quest'idea che non tutto è coglibile dal pensiero, non tutto è strutturabile, ed anzi tutto ciò che è strutturato nel cosmo, nella mente, dove vi pare, tutto ciò che ha una struttura è fondato su una cosa che non si riesce a prendere, che non si riesce a afferrare, che non si riesce a ricoprire col pensiero, con la comprensione razionale. Cosa vuol dire questo? Ognuno ne trae poi la conclusione che gli pare, fondamentalmente, nel senso che alcuni dicono: ah, bello, tanto che me ne frega, la razionalità ce l'ho qui, ce l'ho addosso, io come provo a capire il mondo, gli do una struttura, sono contento matto, quel vorrà dire che le mie categorie a priori le spalmo sulla realtà e non conoscerò mai nulla che mi dia dei problemi, perché posso capire tutto, gliela do io la forma alla realtà, sono a posto. Qualcuno si dispera, non si può capire nulla perché siccome la realtà sfugge, allora oddio che disastro, perché sfuggendo la realtà ultima io mi rimane in mano solo cosa? Interpretazioni, sfumature insignificanti, rappresentazioni che non sono la vera cosa in sé. Qualcuno ne fa oggetto di mistica teologica, cioè Dio è l'assolutamente altro, il trascendentissimo, per cui la realtà normale sì, ci possa arrivare, è compatibile con la scienza, la ragione, la prassi, posso capire tutto quello che è, però quello che c'è di assolutamente oltre, di assolutamente altro, è mi sfugge, non lo posso prendere. E quindi voi vedete, in realtà, per alcuni questo fatto è dimostrazione che c'è qualcosa di infinitamente al di sopra, che meravigliosamente si libera sulla contraddizione come se nulla fosse, è immune da tutto e da tutti, è oscuro e non lo puoi prendere perché è troppo alto. Per qualcuno invece sostanzialmente dice che sguazziamo in un mare di inconoscibilità, perché io vorrei conoscere la realtà insieme, ma non si può, perché quella è cattiva, sostanzialmente, diciamo, sfugge, se ne va, non mi riesce a stare dietro, e porca miseria, siamo costretti a star dietro a umanità, piccole rappresentazioni soggettive che tanto poi non sono mai quelle, eccetera eccetera. Diciamo, da una parte abbiamo sempre imperniato sullo stesso nucleo, come vedete, da una parte abbiamo la mistica di vice, esiste il divino trascendentissimo, dall'altra abbiamo il relativismo nichilista, ma il concetto alla base, come vedete, è lo stesso. Trattasi di relazionarsi con questo problema. Qualcuno è rimasto spaventato, Dio mio, la realtà se ne va, è andata a finire. Io pensavo di capire, invece, sì, il triangolo non si capisco, ma quello lì
è imperfetto, muta, non va quanto, ci sono i muoni, i guardi, quindi c'è chi ne è esaltato e chi no, ma non conta nulla. Tutte le cose, Raffaelli, Korzybski, la mappa non è il territorio, l'idea di una sedia non è una sedia, Platone, un albero pensato non è un albero, sta tutto qui sopra. Allora dice, come relazionarsi a questo problema? La mistica, ecco il venire al nostro sapere esoterico, ci vuole un sapere apposta. Su questo ci siamo capiti, perché se ci limitassimo a quel tipo di sapere che struttura il mondo, in un modo che poi ne parleremo, se ci limitassimo a quel tipo di sapere che struttura il mondo basato sulle regole fondamentali di quello che i greci chiamavano il logos, cioè la ragione, il pensiero, la capacità di comprendere definitivamente, strutturalmente e di poter esprimere quindi nel linguaggio, per cui la realtà che sfugge è anche indicibile, inenarrabile. Allora, se dovessimo limitarci a questo, appunto, vedremo che una realtà sfugge e la dovremo lasciarla stare. Qualcuno la vede anche così. Ma siccome c'è chi pensa che esiste un sapere esoterico, lo pensano tutti, ripeto, da chiunque, degli addetti, dei filosofi, dei religiosi, dei profeti, dei mistici, ma anche degli scienziati. Cioè questa realtà che sfugge, come si fa in qualche modo a averci a che fare, visto che non ci si può avere a che fare con gli strumenti ordinari con cui si ha a che fare con tutte le altre realtà? Ognuno ha la sua risposta, ma di solito tutte le risposte che si possono dare a questo più o meno, possiamo dire, convergono nell'istituzione, tra virgolette, cioè nel porre una facoltà dell'uomo, Davide dice, nel porre una facoltà dell'uomo preposta a cogliere questa cosa che sfugge. Ora, chiamiamola, alcuni si arrabbierebbero, ma chiamiamola l'intuizione. Se Platone mi darebbe una fucilata, perché per lui funziona al contrario, ma noi, fra di noi, che tanto Platone, come diceva il Babbo, è morto e quindi non se ne avrà mai, chiamiamola l'intuizione, no? Cioè c'è un tipo di razionalità, è per i greci di anoetica, che capisce le cose per passaggio, e poi abbiamo quell'intuizione preposta a cogliere ciò che non si coglie semplicemente per passaggi, come nei teoremi di matematica. Allora vedete che nasce il concetto di un tipo di sapere diverso da quello logico, razionale, scientifico e via via. Cioè nasce un'idea di un tipo di sapere, potremmo chiamarlo semplicemente intuitivo oppure mistico. Alcuni direbbero la fede. Perché? Perché la fede, essendo fede è, San Paolo dice, l'argomento non apparentium, cioè è l'argomento delle cose che non si vedono. Perché le cose che si vedono ci pensa la ragione normale, no? E invece per le cose che non si vedono ci vuole la fede. Ora, attenzione però, alcuni pensano che la fede significhi semplicemente, benissimo, è una cosa che non si vede, la realtà sfugge, non si può prendere, c'è quell'ineffabile, non posso provare che esiste, perché come ci provo lo metto nelle mie categorie e via via. Però Dio mio, siccome in qualche modo riesco a sfiorarlo, perché mi viene rivelato, perché me lo sento, perché non so che, io credo che si possa dire che esiste. Questo è un concetto che alcuni hanno. Altri hanno, per esempio, invece la dividono così, esiste la razionalità e diciamo il sentimento, mistica romantica, no? Per cui esiste la razionalità e poi esiste quel qualcosa che ti senti, che non si sa bene come, però arriva più in là di quel che te puoi capire, perché in qualche modo coglie l'incoglibile, cioè voi capite che è una cosa fumosissima, anche perché, ripeto, non può essere strettamente razionale il sapere di quel qualcosa che razionale non è. Quindi dicevo, siamo a questo punto, come si fa a capire che cos'è questo sapere? Facciamo un giochino e alla fine risponderemo, che non è un giochino, sarebbe
Platone nel Parmenide la chiama la gymnasia, cioè la ginnastica del pensiero, arrivati in fondo alla quale se non sei morto hai capito un sacco di cose. Allora, chiamiamo questo sapere esoterico in questo senso, cioè che c'è qualcosa che sfugge e non è proprio semplice dire che cos'è, e dando per scontato vi ho detto che esiste per esempio la teologia negativa, cioè esiste quella forma di pensiero che dice, l'abbiamo già detto, io mi occupo del mondo, delle cose esoteriche non me ne occupo, oppure posso solo dire cosa non sono. Per esempio, nell'ebraismo va tanto sta cosa, ma anche in tutte le religioni mistiche c'è la teologia negativa, cioè io posso solo dire che cosa Dio non è. Dio non è nello spazio-tempo, Dio non è un essere come tutti quegli altri, Dio non è un essere mortale, che cosa Dio non è, lo posso dire. Se provo a dire che cosa è, succede un casino, ma le contraddizioni non ce la faccio. Or dunque, proviamo allora a chiamare questo sapere esoterico, ammesso che ve ne sia uno, proviamo a chiamarlo il sapere della trascendenza, cioè chiamiamo questa cosa di cui il sapere esoterico si fa studioso, chiamiamola la trascendenza. Perché? Perché per l'appunto è qualcosa che va al di là, che sta oltre, che non è semplicemente qui dove stanno tutte le cose comprensibili senza bisogno del sapere esoterico. Schiacciatina salata. Quindi, Platone. Diciamo, Platone l'ha detto. Platone ha detto quella schiacciatina era salata. E qualche volta l'ha detto. E la trascendenza. Ora, se noi diciamo la trascendenza, quasi di sicuro ci viene in mente una certa cosa, cioè che qui c'è il sapere normale e lì c'è la trascendenza, perché se trascende vuol dire che non è qui, è laggiù da qualche parte, non si sa bene dove, di là. No, non è così, perché ve lo faccio vedere subito, spero di essere chiaro, ma non è semplice. No, con la diapositiva del scherzo, non è chiaro, più facile che si capisce me che parla. Allora, tutto il nostro mondo è costituito di, uso sempre le parole di Platone, come l'altra volta usai Lao Tzu, ma siamo lì. Tutto il nostro mondo è fatto di un miscuglio di identico e diverso, come dicevo prima di Aristotele, cioè questo microfono è identico a se stesso e è diverso da questo computer è identico a se stesso e è diverso da me, e via via. Cioè, omnis determinatio est negatio, cioè se io dico A, torniamo un secondino a lui che era più bravo a spiegare questa cosa, se io dico A, allo stesso tempo, per forza di cose, dico non A, cioè se dico A, non dico non A, se dico il microfono, non dico la penna, il computer. Quindi dire una cosa è perlomeno escludere che ne ho dette delle altre. Pensare una cosa è perlomeno escludere quello che non penso. Fare un'azione è perlomeno non farne un'altra. Farne due insieme è perlomeno non farne tre o una. Insomma, siamo qui. È il solito discorso di prima, cioè tutta la nostra realtà è strutturata in questo modo. L'identico e il diverso stanno insieme, cioè per ogni A c'è un B che viene escluso da A. E così nel nostro linguaggio, per esempio, il nostro linguaggio è nei nostri processi di pensiero, cioè se diciamo una cosa o se pensiamo una cosa, la condizione per il nostro riuscire a concentrarci su quella cosa è di avere perlomeno cognizione di non aver detto tutte le altre. Se io dico leone è perché non dico paperella, sedia, universo, mondo, eccetera. E quindi c'è questo cerchio di luce che isola l'identico e poi c'è il diverso che viene lasciato fuori. Tutto il nostro mondo è strutturato così, e lo sapevano Socrate, Aristotele, che tutti, cioè le cose del nostro mondo sono fatte così, se no non sapremmo neanche distinguere una differenza fra un centimetro e un altro, fra un me e te, fra ieri e oggi. Cioè, le cose vanno per differenza e successione. Ci siamo? Segni di vita. Siamo, dai. Allora, abbiamo poi questo problema, torniamo al problema di prima, la trascendenza. Oh, se la trascendenza, attenzione, ora è l'unico passaggio che mi interesserebbe farvi capire, perché ho
provato tante volte con, anche con gente esperta, non c'è stato Enzo. Se la trascendenza fosse semplicemente uno starsene al di là di questo nostro mondo fatto di identico e diverso, eccetera, eccetera, la trascendenza sarebbe una cosa diversa da questo mondo fatto di identico e diverso. Non so se vi torna. Cioè, il nostro mondo, che è quello al di dentro di questa affare qui, guardate la parte sotto, che è quello al di dentro della parentesona, il nostro mondo è fatto di identico e diverso. Se la trascendenza stesse al di là del nostro mondo fatto di identico e diverso, sarebbe ancora al di dentro, perché se fosse una cosa diversa, vorrebbe dire che sarebbe al di dentro di quell'insieme dove ci stanno l'identico e il diverso. Mi spiego? Quindi la trascendenza non può essere quella cosa che semplicemente noi siamo qui e la trascendenza se ne sta laggiù. Perché se se ne stesse laggiù, sarebbe ancora in quel mondo che segna le differenze tra un qui e un laggiù. Quindi questa... è scoppiato il cervello? Ok. Vabbè, non è... No, visto le mani... Perdonatemi, è una dimostrazione strumentale, serve per farvi capire una cosa, poi uno se vuole approfondire mi lode dei riferimenti. Però il concetto è questo: la trascendenza non può essere quel qualcosa che semplicemente se ne sta laggiù, perché il concetto stesso del qui e laggiù sono nel qui, nel nostro mondo. E quindi hanno un bel da dire, perché se così non fosse, ragazzi, non sarebbe così mistico il sapere mistico. Basterebbe lì, è laggiù, e vabbè ci andrò, è che ci vuole. Se è laggiù non è qui. Però se capite che non è semplice, se è laggiù non è qui, invece è molto più difficile, perché io non posso dire che il sapere esoterico è quella cosa che semplicemente poniamo, se ne occupa la fede, oppure se ne occupa l'intuizione che non è la ragione. E risiamo al punto di prima. Allora cos'è? Intanto soffermiamoci un secondo sul dire che la trascendenza... l'oggetto della trascendenza, che qui ci ho messo N, dov'è la giuncina, che vuol dire l'uno, è una cosa così, ma è un modo di dire la trascendenza, termini neoplatonici. Sotto in cinese c'è scritto del Tao, ma è la stessa cosa. Cioè, siccome quella cosa che è oggetto del sapere esoterico non è proprio facilmente raggiungibile, e vi ripeto, questo non è un atto di fede. Ora io ve lo dico qui perché vi voglio bene, non è che vi voglio del male, che vi devo rompere le scatole, però ci si potrebbe stare dei mesi e dei mesi e dei mesi a fare delle dimostrazioni molto razionali, molto cervellotiche, sul fatto che è proprio così. La trascendenza si può provare che è trascendenza, nel senso che si possono fare un tot di tentativi molto pesanti, molto architettati, molto razionali, intelligentissimi, di vedere, per esempio, questa cosa qui, che è difficilissimo anche comprendere che cosa sia la trascendenza. E infatti, per esempio, esiste il concetto di trascendenza orizzontale, cioè questo cosino dei fazzoletti trascende me, questo microfono trascende il cosino dei fazzoletti. Questa è la trascendenza orizzontale, cioè ogni oggetto trascende l'altro. E poi c'è la trascendenza verticale, che è quella di cui stiamo parlando ora, cioè quella cosa di cui non si può nemmeno dire che trascende, se no sarebbe un'altra delle cose nella trascendenza orizzontale. Quindi, detto in altri termini, quello che ho messo lì, per esempio, se la trascendenza è trascendenza, non è vero che è trascendenza. Detto in cinese Tao Ke Tao Fe Chan Tao, detto in termini neoplatonici, per chi se ne intendesse qualcosa, l'uno, se l'uno è uno, è già intelletto. E vabbè, l'ho messo scritto lì, cioè se la trascendenza anche solo diviene per un millisecondo autocosciente di essere la trascendenza, dice di se stessa, wow, io sono la trascendenza. Non è già più la trascendenza, perché essendosi delimitata è un certo A, cioè la trascendenza, e non poniamo il bicchierino, e si è già messa in differenza dal bicchierino. Dice un casino, lo so, ma è fatto apposta a ciò che voi capiate, che per l'appunto la trascendenza non è così, non è una cosa così semplice da dire, se ne sta laggiù da qualche parte, c'è un sapere che se ne occupa e non è il nostro, ed è un altro, un'intuizione, un'ispirazione dallo Spirito Santo, non so che, oppure la mistica, non lo so, la meditazione, non è così semplice. Se fosse così semplice, la trascendenza non sarebbe la trascendenza.
e non sarebbe il paradosso della realtà che sfugge. Allora, avete presente questo regresso a infinito che vi ho fatto notare ora, cioè se la trascendenza stesse di là dal regno nostro di identico evidenzio, avrebbe spostato la linea dell'identico evidenzio per Selmo e via all'infinito. Questo paradosso qui può stare a dimostrare tante cose. Perché uno dice, ok, la trascendenza non c'è, ma fa prima di così, no? È una contraddizione, se ci penso, è quello che sì, non c'è. Però è una contraddizione anche dire che la trascendenza non c'è. Perché anche lì se io dicessi che la trascendenza allora è immanenza, ancora una volta avrei determinato la trascendenza come immanenza anziché come trascendenza. Quindi l'unico sistema è accettare che il sapere esoterico o la trascendenza è una totalità contraddittoria, cioè che non è un tipo di totalità il fatto che io chiudo quella cosa lì in un cerchio, quindi se no eccetera eccetera, è un chiudere un cerchio intorno a quella cosa che proprio perché chiude un cerchio intorno a quella cosa sposta al di là il suo limite all'infinito, cioè nel momento in cui la trascendenza fa autocoscienza su se stessa, contemporaneamente succedono due cose. Il limite della trascendenza si dita un po' più in là, questo l'abbiamo capito, ma allo stesso tempo si allarga un po' il cerchio del mio essere andato oltre col cercare di capire. Mi torna questo. Allora vedete che la trascendenza di per sé sfugge, non si può afferrare di per sé, se ne va sempre più in là. Ma se ne va sempre più in là, questo suo muoversi nell'andar via, è andata via, questo suo muoversi nell'andar via, che cos'è? È semplicemente la dimostrazione dell'andarsene? No! Si muove la trascendenza, cioè se ne va via, proprio perché eternamente c'è qualcosa che la pensa. Io la penso, cerco di raggiungerla, quella se ne va, il mio pensiero ha fatto un salto più in là. E però, facendo un salto più in là, ha toccato un altro limite. Toccando un limite col bordo a cui è arrivata, si trova a contatto con la trascendenza, fa un salto più in là, sposta il suo limite e nasce l'infinito o il transfinito. Quindi il movimento che fa la trascendenza per andarsene non è solo in là nell'andar via, è contemporaneamente un movimento in là che se ne va e un movimento in qua che dà la possibilità al pensiero che lo pensa di strutturarsi e di allargarsi. Adesso in discoteca. Ok? Di strutturarsi e di allargarsi. Quindi la trascendenza è una totalità contraddittoria. Contemporaneamente se ne va da qualche parte e struttura la possibilità che l'immanenza si allarghi e si costituisca all'infinito. Detto in altri termini, la trascendenza non è un negativo o un impoverimento o una povertà, cioè qualche cosa che si trascina sempre più in là, non la afferrerò mai e quindi, come diceva Heidegger sbagliando, è un nulla. Nichts. Perché se la trascendenza fosse semplicemente un nulla, non si muoverebbe nulla qui. Invece, come dice Lao Tzu, no, il Tao non fa nulla e tutto è prodotto perché lui non fa nulla, cioè c'è questo movimento all'incontrario per cui la trascendenza, è vero, non è questo microfono, se no che trascendenza è. Non è nemmeno questo microfono e questo tavolo, non è nemmeno questo microfono e questo tavolo, e non è nemmeno la totalità di tutte le cose, e non è nemmeno, e via. Quindi la trascendenza non è nessuna cosa, ma proprio per questo è tutte le cose, nel senso che col suo andarsene, col suo ritirarsi, dà la possibilità di strutturazione a tutta la molteplicità e a tutto il nostro mondo. Quindi la trascendenza non è impoverimento, diminuzione, oscurità. Il suo star nascosto è uno star nascosto in bella vista, perché la trascendenza non è in nessun luogo, non è laggiù in fondo, non è nemmeno più in là di ogni là, allo stesso tempo non è in nessun luogo, perché in un luogo ci sta la roba, no? La trascendenza. E allo stesso tempo, non essendo in nessun luogo, costituisce la condizione possibilitante che esistano tutti i luoghi, perché tutti i
luoghi, con loro trovare un limite, hanno questo respiro di ampliarsi. La trascendenza, se vogliamo, non è di per sé, ma se è tutte le cose. Dice, è difficile, certo, se no che sapere esoterico era. Allora, detto questo, torniamo a che finiamo. Che cos'è il sapere esoterico? Non è un sapere separato da quello normale. Se fosse un sapere separato da quello normale, vorrebbe dire che studierebbe una cosa separata dalle cose normali. Ma non è così. Perché la trascendenza non è una cosa separata dalle cose normali. E allora, non bastano le cose normali. Ecco il bello. La trascendenza sono le cose normali in trascendenza. Vi faccio degli esempi che tutti potete capire. Avete mai visto la differenza? Non mi interessa tanto sta cosa, ci sono degli addetti ai lavori. Avete mai visto la differenza tra un musicista pessimo, sebbene capace? Tutti avete sentito dei musicisti capaci, bravissimi, no? Canto lì, però che quelli dicono, no, ragazzi, che palle questa cosa, no? Una cosa tremenda, non lo posso sentire, no? È schifoso. E invece magari quello che fa tre note, no, una cosa meravigliosa, no? Oppure anche a livello, se vogliamo, di poesia, un trattato di 6.000 pagine, due palle incredibili, non ho capito nulla, non serve a niente. Tre parole di un profeta, di un poeta, di un artista, di un tetragramma del testo masoretico, e dici, ah, qui dentro c'è tutto, no? Ecco, questo qui è il sapere esoterico, è la trascendenza. Cioè non è povertà di significato, è ricchezza sintetica, a bestia, di significato. Cioè, non è che quello che fa tre note bellissime, meravigliose, che tutti dicono, no, non ci posso credere come ha fatto a fare quelle tre note lì, solo lui, maestrissimo maestro, non ne ha fatte meno di quello che ne ha fatto un miliardo, non perdo di quello, ne ha fatte di più, dice Melan 3. Ma il volume di significato è infinitamente maggiore. E se vai a vedere lì dentro, nelle implicazioni che puoi analizzare di quelle tre note, ne ce ne puoi ricavare un miliardo. Puoi ricavare un miliardo di note, presupposto, ora capite perché ho messo sto disegnetto, cioè la trascendenza non è un cerchio vuoto. Cioè dentro della roba, quanta? Tutta. Per esempio, Plotino diceva che l'uno, che era la trascendenza, è amorfon, cioè privo di forma, atopon non è da nessuna parte, non ha forme, è totalmente al di là dell'essere e del pensiero, che finità e potenza, che perché in atensusias, ma è dynamis non panton, cioè è la potenza di tutte le cose, è tutte le cose in potenza, ma non nel senso che in potenza forse le produce, no, nel senso che tutte le cose stanno in lui, ma lui non è da nessuna parte e non è in nessun luogo e non è nulla di determinato, ma è la potenza di tutte le cose. Quindi un sapere di questo tipo, se uno volesse trovare l'uno, non lo potrebbe mai trovare con un sapere che si occupa di altre cose, tipo lo scienziato si occupa della scienza, il pescatore si occupa della pesca, io mi occupo di stare qui a far bischio, e poi c'è quello che ha la conoscenza esoterica che si occupa di un'altra cosa che non è quella di cui ci occupiamo noi, no? La conoscenza esoterica ce l'ha, per esempio, il pianista che con tre note o con 10.000, ma non fatte pesare, sa dare una semplicità di significato che racchiude una miliardata di significati che lì per lì non sembra, ed ecco il punto finale, la conclusione del discorso. State attenti, perché è proprio perché la trascendenza non è qualcosa che se ne sta riconoscibilmente al di là. Il sapere che la conosce non è tangibile come un altro sapere, cioè te sai dei fotoni, te sai della cucina, te sai dei quark, te sai dei motori delle macchine, io so della trascendenza, che è un'altra cosa. No! L'amato Pilsic, che... ciao Alberto, da tanto che non ti vedevo, l'amato Pilsic, diceva che si può trovare nel mettere a posto la motocicletta, la trascendenza, le arti, le religioni, dire tre parole con le quali si dice tutto, è ingannevole.
per quanto magistrale, può essere ingannevole, perché io dico tre parole, dico tutto dentro quelle tre parole, te non lo sai e ascolti solo le tre parole che dico e dici, lui gli ha detto tre parole. No! Se io ho la conoscenza esoterica, solo se te hai fatto tutta la strada della complessità nel mezzo, che hai ampliato e via sei passato dall'infinita differenza, qui là, su e giù, solo se hai fatto tutta sta cosa, quando si arriva in fondo a dire lui lì ha fatto tre note, lo sai distinguere uno che ha fatto tre note e in realtà ne ha fatte 40.000 da uno che ha fatto tre note e ne ha fatte tre perché più di lì un bar e perché non ne sa fatto di te? Chi lo sa distinguere? Il sapere esoterico. È chiaro? Questo era il sapere esoterico. Io vi lascio qui e spero che qualcuno mi faccia delle domande intelligenti per far sentire che siamo nella pubblica agora del pensiero greco e grazie a tutti. Aspetta, aspetta un attimo prima. Aspetta, io date un momento. Vieni qua. No, del tuo parlare fa riferimento a noi. No? Sì. Noi adulti, noi che abbiamo chiesto in preconferenza, noi che scherziamo. Sì. Quindi in un certo senso fa riferimento a un essere che ha questo male del pensiero, forse, per capire la trascendenza. Però forse ci sono degli esseri che sono anche noi stessi, che sono in contatto con la necessità, con la trascendenza semplicemente esistente. Sono i neonati, no? Sono i bambini appena nati, perché in loro c'è una unità di essere e di trascendenza. Noi non siamo in grado di vederla, anzi tutta la nostra educazione porta a distruggere la sua trascendenza. Se noi fossimo in grado di guardare i bambini neonati con un occhio trascendente, mirante la trascendenza, capiremo tante cose, molte più cose di quante ne capiscano le scienze, va bene? Anzi, forse i bambini a volte lo rifiutano di fare questo percorso. Io ho azzardato una volta un'ipotesi che i bambini autistici, per esempio, sono bambini che rifiutano questo percorso di scienza. Caduta, va bene? E voglio rimanere nella trascendenza. Quindi ecco, questo è un suggerimento. Vi posso dare un'idea bellissima che ho letto recentemente, un test stupendo, che è una cosa piccolina, si chiama Factum Est, di Giovanni Testori, dove lui spiega su questa meraviglia del neonato, partendo dal balbettio. Dal balbettio poi nasce la consapevolezza del sacro. Questa è quindi le prime parole di un bambino fino ad arrivare alla comprensione di Dio. Si chiama Factum Est, il piccino, di Giovanni Testori. Quindi ecco un invito all'attenzione dei bambini piccoli, piccoli. Ci sono dei precedenti di testi sacri di questa cosa, almeno in due occasioni, dico uno nell'estremo oriente e uno nell'estremo occidente, così siamo a posto. Uno è proprio per caso che dice che bisogna tornare allo stato del neonato, in cui è per il taoismo è sacra l'immagine del neonato in quanto racchiude tutta la purezza, eccetera, eccetera. E allo stesso tempo Dante nell'ultimo del paradiso dice che dopo aver visto Dio, che l'ha fatta su strada, insomma, no? Dice che ne sa raccontare quanto non più che l'infante che bagna ancora la lingua alla mammella. Quindi questa cosa del bambino è chiaramente un'immagine sacra. Bisogna capire per bene che pro nobis, per noi altre persone che abbiamo il male del pensiero, noi diciamo, il male del pensiero, ecco, io volevo sfatare questo mito, il male del pensiero non è un male chiaramente di per sé, come se il pensiero si implicita e fosse un ricoprimento di quella purezza. Il pensiero può essere anche una rivivificazione di quella purezza se saputo leggere in modo esoterico, se no sarebbe come dire John Cage che se non suoni nulla è più bello che se suoni qualcosa. È bello se non suoni nulla se è un nulla esoterico, come ho detto prima, e è bello se suoni qualcosa se è un qualcosa esoterico, ok? Questo era comunque l'immagine della purezza, quella del bambino è sacro in tutte le forme di misticismo, in questo senso. Vai, Raffaele, mi dicevi, avevi alzato la mano. Sì, dicevo, sul sapere esoterico, fino alla conferenza di oggi, per me il sapere esoterico era quello riservato a pochi. Oggi va spostato un po', e poteva essere di qualsiasi tipo, nel senso, semplicemente per il fatto che pochi lo sanno, è esoterico.
può essere anche una tecnica. Io so accendere il fuoco col pensiero, però non lo dico a tutti perché non lo tengo per me. Oggi l'accensione più ti fa più di moda, no? Sì, oggi ti ci dici, il sapere esoterico è anche un contenuto, cioè è un sapere di per sé, non è solo il fatto che non viene dato a tutti, ma è quel tipo di ragionamento lì, che questa trascendenza che ci sfugge va sempre da parte, ma anche che ci allarga la nostra capacità, che potrei chiamare conoscenza. Sì, a quel punto, sì, certo. No, questo è vero, nel senso che oggettivamente... Però esiste anche, ci sono gruppi che hanno conoscenze esoteriche di questo tipo, magari semplicemente tecniche o tecnologie che tengono per sé. Certo, ma allora il fatto di tenerselo per sé, questo non l'ho specificato perché mi interessava proprio far vedere come dal punto di vista concettuale si arriva a dire che è necessaria l'esistenza di un sapere esoterico e che cosa si intenda. Però se avessi fatto un po' la rassegna di che cosa si intende, avrei detto che il sapere esoterico di solito si intende un sapere che io ce l'ho e non te lo voglio dare. Perché? E perché? Perché uno, se entrerò a te, non ci capisci nulla, siccome è un contenuto di un altissimo valore, ha una sua potenza sintetica, per cui io ti dico delle parole sacre, nel senso, come ho detto prima, che includono tutto un enorme quantitativo di significati e potenze, te le dico a te, te le vai a dire a qualcun altro, alle masse, alle divulghi, le stampi, le mani, non ci capisce nulla nessuno, ma si sente che c'è qualcosa di potente, le coscienze vengono mosse da queste parole, fanno un casino, e la media bassa. C'è anche questo nella storia, sì. Delle conoscenze che non possono e non devono essere. Non possono e non devono, ecco, alle volte proprio perché si sono contrari. Sia se la, cioè, sia se la conoscenza è perché non ci sono i presupposti, non te lo vuoi sentire. No, no, sono contrario a qualsiasi conoscenza venga tenuta chiusa. Appunto, esatto. Sì. Quindi però appunto la nascita del fatto che la conoscenza esoterica è quella che non va detta, allora dice quello che ho detto io, cioè nel fatto che non va detta proprio perché siccome è così sottilmente oscillante, è una cosa che tutti vedono e che però nessuno vede, anche se ce l'ha sotto il naso, e allora se te la dico, te coglierai solo l'aspetto superficiale, storia delle religioni, ma sì, ok? Va bene. Rifacendomi all'esempio che hai fatto del pianista, delle tre note e di quell'altro che suona un sacco di conoscenza esoterica come distillato, no? Io in tre note riesco a esprimere un mondo e tutta una serie di cose, un percorso che c'è stato dietro. Mi è venuto in mente che probabilmente l'esempio più eclatante di conoscenza esoterica intesa in questo senso forse nell'ultimo secolo è la famosa E uguale a MC quadro. Ah, E uguale a MC quadro, che è l'esempio brillante di scienza pura, ma anche in questo senso l'esempio brillante di esoterismo puro. Il ragionamento che mi veniva in mente mentre parlavi è in tutto questo discorso di trascendenza, di essere, di non essere, di conoscenza e così via, come si pone sostanzialmente l'avanzamento della conoscenza, la cosiddetta scoperta scientifica in modo tecnico, così, come se l'essere togliesse qualcosa alla trascendenza per acquisirlo a sé, spostando di là il livello delle margini che tu dicevi, no? Ma lo vedo quasi come un rapporto di furto fra ciò che è, che toglie qualcosa a ciò che non è. Allora, il motivo per cui dicevo che appunto la conoscenza esoterica non è una cosa che si occupa di altro rispetto alle cose canoniche è proprio questo, cioè che non c'è più Einstein scienza e poi c'è gli sciamani che non sono, cioè che no, è sapere esoterico anche e soprattutto è MC quadro, perché E uguale MC quadro è davvero un distillato esoterico che va alla capire, no? Nel senso che non sai spiegare, boh, dice sì, vuol dire che anche la convertibilità e anche aver tolto tanto dalla trascendenza e buttato dentro la realtà. Allora, innanzitutto dico che non esiste una scienza che non possa essere esoterica, quindi è vero che uguale MC quadro è esoterica, se lo può essere
il coso della motocicletta, figuriamoci se non lo può essere uguale a MC4, ecco, volendo. Chiaro però che l'avanzamento tecnologico e scientifico, fra virgolette, finché si mantiene a livello di scoperta, ricerca fra virgolette sperimentale, per cui le sue intuizioni sono operate a partire da delle buone idee o ipotesi, e cercando la conferma di esse nella ripetibilità, con conferme che comunque saranno sconfermate nell'attimo in cui l'esempio di UTN smentirà gli esempi 1, 2, 3, 4. Finché si intende così, la scienza non può essere esoterica, perché è l'equivalente del del pianoforte suonato al conservatorio, bravo, 110 e lode, ma non c'è la musica dentro. Quindi comunque non c'è un grosso contenuto di eccetera eccetera. Nel rapporto di furto con la trascendenza, ogni furto, come dice il Tao Te Ching, il Tao più si svuota più ne produce, senza mai esaurirsi. Perché non accade appunto che io rubo alla trascendenza, che siccome non è da un'altra parte, sostanzialmente è una fonte continua, per cui è contemporaneamente da tutte le parti e da nessuna parte, a patto che la si sappia vedere, ma non è qualcosa davvero che sta oltre un limite, che diventa di qua nell'attimo in cui. Quello lì è un processo che trasforma, se vogliamo, la trascendenza in, potremmo dire, l'ignoto in noto, allora, se vogliamo. Quindi uno, se volesse, esotericamente, potrebbe vedere il progresso scientifico come il continuo furto all'ignoto di nuove cose che non si sanno e poi vengono sapute. Però non per tutti, non a patto che si usi la scienza come un pianista qualsiasi ha studiato a memoria le pezze e li rifà senza aver capito il contenuto e il significato. In cima alla montagna è tutto uguale. Quindi la scienza è, ripeto, una qualsiasi altra forma di arte. E non è veramente un furto, perché la trascendenza non ne rimane spoglia. Non gli porto via qualche cosa, anzi, portandogli via qualcosa, la sposo sempre più là, la faccio diventare sempre più trascendenza. Quindi non è un rapporto che gli rubo roba, ecco, mettiamola così. Qualcuno poi bisognerà andare via, perché ci mi sa che si va via, ragazzi, non mi rubo. Sì, volevo... Certa volta non c'è il microfono. Alza. No, volevo dire... Vabbè, sì, no, te c'è! C'è la tavola, quindi non facciamo... Sì, no, io mille implicazioni. No, visto che questa è una specie di esoterizzazione da Raffaelli dell'esoterico, esatto. Non da Raffaelli, siamo la divulgazione dell'esoterico. No, volevo fare una proposta banalizzante, forse, se ci fosse Chandri da letterato, diciamo così, no. Un po' molto specifica, ossia, penso che tu sarai molto d'accordo. Quando dici sapere esoterico, nel senso proprio, e capacità, produzione, possibilità esoterica, la vita mista, no? Panto, no? Quella ricchezza, no? Autoproducente, che è infinita. Io credo che questa ricchezza abbia molto a che fare con un qualcosa di poco definito in realtà, che ha molto a che vedere col perdere la realtà. Il paradosso della realtà, questo, no? C'è una fetta del paradosso che parla proprio di questo, ossia nel momento in cui c'è il sentimento romanticamente del perdere, no? Questa cosa del lasciare, dell'abbandonare, cioè si viene a creare questo bagaglio gigantesco. Ecco, la mia proposta produttiva, diciamo, sì, sta nel dire, ci sono delle parole magiche, no? esoteriche, no? Che delle volte si sa che hanno un suono particolare, ossia che evocano queste grandi realtà. Io credo che una parola abbastanza magica, che è riconosciuta, non è che sto io lì che arrivo e dico, perché non la considero è una parola abbastanza banale, effettivamente, che è ricordo. Eh sì, che è ricordo.
non dico rimembranze, insomma, dice vabbè, studi due parti, perché il ricordo è qualcosa di perduto, ma che ha senso non perché era quella cosa lì che tanto non c'è più, ha senso perché non c'è più, ma rimane qualcosa di più grande, no? Ossia quella possibilità che fa un pianista quando suona, o un poeta, di richiamare, richiama quella dimensione profonda. Ecco, non so come poi, cioè io dico sì, prendendo, allora nella... come suppostina, no? Sì, sì, la suppostina. Ascolta, la... accetto la suppostina a patto che sia messa così, che sia spogliata del problema. Sia finzione. Proposcami, no, questo l'ho già detto un'altra volta. No, non che non sia finzione, che non abbia questo tono romantico qui, che c'è tutto il romanticismo, però a me piace di più così, a me piace di più invece che ricordo, rimembranza nostos, a me piace di più anamnesis, no? Cioè il ricordo, qual è il bello metafisico, mistico, metaontologico del ricordo? È che è una cosa che quando la penso sicuramente non la invento, perché è già successa. Allora Platone infatti diceva che tutta la conoscenza, incluso il benedetto teorema di Pitagora, è un ricordare. Dice, quando l'ho vista, io prima andavo a scuola, non mi ha spiegato. Dice, ci sono le reincarnazioni prima. Allora ragazzi, attenzione, la reincarnazione, platonicamente, non vuol dire che ho vissuto un miliardo di vite e poi mi sono reincarnato. Se mi sento giovane, vuol dire che il sapere che io scopro col procedimento del conoscere non me lo invento col procedimento del conoscere, perché se è un ricordo e io l'ho già conosciuto il teorema di Pitagora, vuol dire che con la maieutica io posso tirarmelo fuori dall'oblio, cioè sotto sotto io il sapere lo so già. C'è un substrato in cui io il sapere già lo precontengo. Allora, questo vuol dire l'anamnesis, cioè il ricordo di un sapere che so già. Che vuol dire? Vuol dire che siccome ce l'ho già, non viene prodotto dal processo di conoscenza. Quindi il ricordo è garanzia di oggettività. Perché l'anticipazione c'è sempre a succedere. Invece la forza dell'anamnesi, del ricordare, è proprio quella che io arrivo a qualcosa che è già così com'è prima che io lo pensi. Questo è il significato più potente in assoluto del tema del ricordare, cioè che ciò che viene ricordato è così com'è indipendentemente dal processo di conoscenza che lo conosce. Tanto che per la disciplina che io studio, associata a questo c'è anche il futuro, cioè ogni volta che io mi immagino il futuro e ci ripenso lo definiamo ricordo del futuro. Esatto, ricordo del futuro, quindi è un processo di conoscenza che travalica il tempo. Esatto, ma infatti lo dicono anche poi alcuni francesi, queste cose qua, i filosofici hanno un po' questa cosa, no? Il ricordo del futuro, l'avvenire, è così, perché appunto è un passato, appena viene ricordato poi produce futuro col processo di creare, quindi sì, mi piace la proposta. Vabbè, accettate. Una domandina veloce. Sì, sì. Che ha tre piccoli aspetti. Allora, uno è che il sapere esoterico nella simbologia, per esempio, della rosa. Seconda cosa, una conoscenza esoterica nelle arti marziali. La grandezza dei geni. E poi un'altra cosa è il sapere esoterico nelle relazioni di aiuto. Relazioni interumane di aiuto. Sulla prima devo fare un esempio, sulle seconde ce ne vuole. Va bene, posso spingere, ce la faccio. Poi c'è loro che si adattano. Allora, la rosa. Allora, che cos'è la rosa? Tante cose. Dico quella che a me piace di più. La rosa fiorisce per farum. C'è Paola? No. La rosa, c'è qualcuno che sa tedesco. Lui, anche se gli svizzeri e i tedeschi non li capisce a quanto pare. Un poino, ma è cosa? Vabbè, no, la rosa fiorisce senza perché.
La rosa è il sogno di nessuno sotto mille palme. No, quindi c'è niente di rosa. Ora, la rosa vuol dire tante cose, una rosa è una rosa, è una rosa, sono tante cene. Però diciamo che secondo me il significato più lì, la rosa fiorisce senza perché. Anche lì senza perché non vuol dire necessariamente senza una causa, vuol dire la rosa fiorisce grazie al mistico. La rosa fiorisce senza perché, quindi Barumba vuol dire proprio grazie a quella cosa inafferrabile, cioè senza un perché determinato. Cioè la rosa fiorisce senza perché, quindi la bellezza della rosa non si sa bene, dove è il mistico della bellezza della rosa, vuol dire che, una metafora di tutta la realtà, cioè che la realtà fiorisce da quell'inafferrabile, fiorisce senza perché. Poi mi ha detto le arti marziali, ora le arti marziali faccio prima perché, no ragazzi, nelle arti marziali faccio prima a dire che è la stessa cosa del pianista, sostanzialmente, e che c'è quelle famose tre note che ho detto del pianista, che se fa quelle tre note lì è una cosa strepitosa che nessuno riesce a fare, solo chi o chi me, cioè che la forza, l'intensità, l'energia, il significato che si mette dentro a un certo movimento delle arti marziali esprime un certo quantitativo di impliciti che io ho studiato tutta la vita, poi arrivo lì, faccio un Oitsuki e dentro c'è tutti i kata del mondo, tutte le presupposizioni, e anche nel kata, per chi non lo sapesse, ci sono questi balletti, che sono insieme di tecniche, che sono combattimenti simulati nelle arti marziali, un bambino che si muove da solo perché non ne sapesse niente, e è come un pezzo di pianoforte classico, cioè quante interpretazioni ci sono lì dentro, quanti significati non espressi, perché se io faccio uno shuto-uke, cosa c'è dentro uno shuto-uke? E fare a voglia che. Però le cose che stanno dentro allo shuto-uke, se lo shuto-uke è piazzato in un kata fatto da chi lo sapeva fare, non dal primo mistero che si alza la mattina e dice io faccio un kata mio, fatto da un vero maestro, trasportato nelle tradizioni e via via, se uno fa uno shuto-uke, quante cose ci sono dentro uno shuto-uke? Una miliardata, le puoi dire tutte? No, quante no, quanti significati ci sono dentro le note di altri momenti di grande? Una miliardata, stessa cosa. Terzo discorso era nelle relazioni dell'aiuto esoterico. Allora, questo, accidenti che non c'è Giovanni, questo è il suo tema. Allora, le relazioni di aiuto esoterico funzionano così, che se io ti do un consiglio, ma tanto succede per te, se io faccio qualcosa per te, 99% non te ne fai niente. Cos'è che fa esotericamente? Fa, fra virgolette, anche lì lanciare dei messaggi con quell'energia che ho nella grazia del chimè, nella musica, nella profondità dei significati che io conosco, non è il mio sentimento, che io sono da poco stato a sentirmi, come sto bene, come cosa, e poi faccio luce, cioè, nel senso, non occorre che io senta le cose che riuscire a passare a non è sufficiente, ci vuole qualcosa di molto di più, diciamo, mentre cantava, guarda com'è emozionante, non arrivava lui. Quindi, nelle relazioni umane, anche dietro al discorso, non è detto che quello che si dice o quello che si fa sia necessariamente un significato esplicito di quello che si vuole dire o di qual è l'essenza del mio comportamento o di quello che ti sto dicendo. Per cui, per sapere come si può aiutare esotericamente qualcuno, si deve sapere che le proprie azioni fanno, se sono fatte esotericamente, però non è da tutti il suo discorso, se uno è in grado di avere una percezione esoterica anche degli altri, uno non vede quello che dicono, vede quello che vorrebbero dire, percepisce quello che vorrebbero dire. E magari lo fa dire, ma non dicendogli boh, dillo, perché magari lo sa. E gli dice semplicemente qualcosa, gli butta lì qualche cosa che si fa una stronzata, ma magari sotto sotto lo scopo è quello di creare un alleggerimento, un qualche cosa, per cui non si dà un aiuto diretto, può essere esoterico perché se l'ha catto disgraziato, che è un senso per quello discorso. Ma poi esiste anche una forma di influenza sugli altri esoterica, nel senso che con una profonda percezione e sensibilità pari a quella dell'artista, come dicevo, io sento
cosa fanno gli altri, cosa hanno gli altri, e mi relaziono in un modo che non è che dico, oh, hai mia bisogno di faccio quel che mi sembra che serva per muovere un processo che da qualche parte farà bene. Così come per una volta che faccio 3 di la notte e faccio 2, ma da qualche parte arriverà un po' di significato. Ho sintetizzato, ce l'ho fatta.